tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Vrex e benvenuti, dicevo, alla seconda parte della missione che abbiamo iniziato nello scorso episodio, anzi l'avevamo iniziato qualche episodio fa, poi siccome non avevo tali, ho detto siccome ci sono di mezzo i get, vado prima a raccattare i tali e poi finiamo la missione. E nel corso di quella missione avevamo raccolto un po' di roba, un po' di informazioni, un po' di soldi, un po' di materiali, però anche vari manufatti. Poi l'uomo misterioso ci ha contattati e ci ha detto: oh, i Turian hanno abbattuto una nave dei collettori. La nave dei collettori è la stessa, a quanto pare, di Horizon, che l'abbiamo indebolita noi con le torrette, però noi adesso ci stiamo dentro. E quindi giustamente Grant ci ha detto: allora ci sta che i coloni che sono spariti là, che sono stati catturati, sono all'interno della nave. E infatti, eccoci qua. Esattamente dove ci siamo lasciati nell'episodio scorso. Con l'arte moderna qua, qui c'è una capsula da esaminare. Un ambiente molto horror. Assomigliano ai contenitori trovati su Horizon, ma questi sono vuoti. Piccola, come la mia vasca. Scommetto che hanno implorato pietà. Se vi ricordate, su Horizon c'era pieno di questi affari, proprio anche sulle pareti, da tutte le parti. E se una capsula, questa è chiusa per esempio, ma se una capsula è aperta, ho sentito un versaccio brutto, comunque se una capsula è aperta di solito non è mai un buon segno. Cos'è successo qui? Eccoli i coloni. Allora, questa gli manca una gamba, la testa. Meritavano questo. Chi lo meriterebbe? Ok. Schifo però. Vabbè, mi dispiace. Nel nome di Valve, di BioWare e del videogioco Santis, vi auguro un trapasso sereno. Tecnologia dei collettori, recupera. Scusa, ma questa non è una missione del gioco, cioè non della DLC, proprio missione. Perché mi ricordo che da quel patacchio là si recupera un'arma bonus. Oh, no, è lì in terra, infatti. Un collettore. Facevano esperimenti sui propri simili. Ida, ti sto inviando i dati di questo terminale. Vedi se riesci a scoprire cosa stavano combinando. Dati ricevuti. Analisi in corso. I collettori stavano eseguendo un confronto genetico base tra la loro specie e l'umanità. Stanno cercando somiglianze? Non ho alcuna ipotesi sulle loro motivazioni. Ho soltanto i risultati preliminari. Rivelano qualcosa di straordinario. Una struttura genetica a quattro filamenti, identica ai resti trovati nelle antiche rovine. Solo una specie è nota per questa struttura, i Protean. Oddio. I Protean non sono scomparsi. Lavorano per i razziatori. Questi non sono più dei Protean, Shepard. I loro geni mostrano chiari segni di vasta riscrittura genetica. I razziatori li hanno adattati alle proprie necessità. I razziatori non hanno annientato i Protean. Li hanno trasformati in mostri e schiavizzati. Tuttavia, ora lavorano per i razziatori. E noi dobbiamo fermarli. Nessuna specie dovrebbe subire tutto questo. Cerchiamo quello che ci serve prima che i collettori arrivino a salvare questa nave. Muoviamoci. Oh!
Allora, questo è potentissimo, ma di una precisione unica. Fucile a pompa Claymore è quello che mi piacerebbe tanto prendere, però considerando che io sto giocando in modalità folle, un buon cecchino potrebbe fare la differenza. E vabbè, ho crepi l'avarizia, mi prendo il cecchino. Io sono più uno che va a smusare la gente con il pompa, però in modalità folle non faccio l'eroe, quindi Widowmaker. No, Widow M98, Widowmaker è un'altra roba, comunque. Questo fa male. Comunque, capito, ragazzi? I Protean non sono scomparsi, sono stati annientati, sì, però quelli non annientati sono stati catturati e trasformati. Quindi è probabile che adesso spunterà fuori qualcuno, anzi, molti qualcuno, e quindi no, ho sbagliato, voglio il fucile d'assalto. E sono uguali. Qual è questo? Sì. Guarda, sul soffitto, altre di quelle strane capsule. Centinaia. Quante saranno piene? Troppe. Non rilevo alcun segno vitale dalle capsule, Shepard. È probabile che le vittime al loro interno siano morte quando la nave ha perso potenza. Perché hanno smesso di ricevere nutrimento, probabilmente. Complimenti al cervello di BioWare quando ha creato sto posto, che veramente fa rizzare i peli. Un terminale, accedi. Sembra interessante. Scusate se sto in silenzio, perché sono, oltre ad essere concentrato. Questa devi sentirla. Per sicurezza ho chiesto a Ida di analizzare quella nave. Ho confrontato il profilo EM con i dati registrati dalla Normandy originale 2 anni fa. Corrisponde perfettamente. Quello che dicevo io. La stessa nave mi segue per 2 anni. Non può essere una coincidenza. Qualcosa non torna, comandante. Guardati le spalle. E allora è una trappola. Non è stata abbattuta dai Turian perché l'avevo indebolita io su Horizon. È una trappola, si è disattivata per attirarmi qua. Magari mettendoli in mezzo ai Turian, così da mettere un po' più di pepe sulla carne, insomma. Io mi aspetto che sento puzza di imboscata che voi non avete idea. Laggiù, sulla piattaforma. Sembra un pannello di controllo. Dovrebbero esserci dei collettori morti. Qualcosa non va. Infatti. Sì, ma è una trappola, tranquillo. Sto impostando una connessione tra te e la nave dei collettori. Vedi se riesci a trovare qualcosa di utile nei loro database. Ricerca dati in corso, Shepard. Ah, non è un buon segno. Eccoli, arrivano. Che diavolo è successo? Una forte scarica energetica. Si è spento tutto, ma ora siamo a posto. Sono riuscita a deviare il grosso del sovraccarico ai sistemi secondari.
Shepard, non è stato un malfunzionamento. Era una trap. It's a trap. Quando vedete una ragazza giapponese carina e minigonna, attenzione, perché potrebbe averci il pesce, quindi è una trappola. It's a trap. Ci serve una mano qui, Ida. È difficile mantenere la connessione. C'è qualcun altro nel sistema. Tali che un acquario che alza un Krogan è bellissimo. Ma questo mi sa tanto che era... Devo completare il download prima di poter bypassare i sistemi. Io, come ho detto, era già diversi annetti che non rimettevo mano su Mass Effect 2. Questa è una missione della storia principale. Quindi non c'entra niente con la DLC che stavo affrontando io. Progenie può colpire anche attraverso il muro. No. No, giù. Ok, stordiscilo. Ok. Vediamo un po' se... Te intanto rialzati e poi prendi il cecchino. Vediamo un po' come funziona il cecchino nuovo. Prendi munizionamento incendiario e board. Madonna! Questo fa malissimo. Bestia, mancato. Allora, a destra c'è un collettore guardiano, a sinistra c'è l'araldo che si sta avvicinando pericolosamente. Però contro l'araldo... No, c'è una... No, dai, mi era abbassato. Sudicio. Vai, vieni giù. Madonna, però, dovevi star fermo. Non ti dovevi... Sì, è! Dillo a tutti. Certo. La vostra furia è fragile. Sì, ma dai, ma è impossibile però, eh. No, scherzavo. Vai, Sì, vai. Prendi l'alone invece che prendergli. Nonna. Non ci ti permettere. Ma muoviti però a ricaricare l'energia lì. Dai, schianta. Oh. Munizioni. Shepard dovrà ripristinare manualmente il collegamento con il terminale di controllo. Oh, sì. Finalmente, cioè, veramente non ho più voglia di quel punto lì. C'è un... Maledetto. Comunque il trucco sta tutto nell'eliminare, prima di tutto, le progenie, perché quelle possono colpirti anche se sei dietro un riparo. E poi concentrarti sull'araldo.
Ho ripreso il controllo della piattaforma, Shepard. Era l'ora. Era ora che affrontassimo tutti i dannati collettori. Forse dovrebbe considerare un aggiornamento del mio hardware. Hai trovato quello che ci serve? Ho individuato dei dati che potrebbero aiutarci a raggiungere il portale di Omega 4. Ho anche trovato la richiesta di soccorso Turian che fungeva da esca per la trappola. Proveniva dai collettori. È insolito. Dove vorresti arrivare? I canali d'emergenza Turian possiedono una cifratura secondaria. Nel messaggio era presente, ma corrotta. Non è possibile che l'uomo misterioso abbia ritenuto attendibile tale richiesta. Perché ne sei tanto sicura? Ho trovato tale anomalia nei protocolli di rilevamento di Cerberus. Li ha scritti lui. Hai capito. Sapeva che era una trappola. Perché mandarci in trappola? Quel figlio di puttana ci ha mandati dritti dai collettori. Avremmo dovuto immaginarlo. Non ci si può fidare di Cerberus. Comandante, abbiamo un altro problema. La nave dei collettori si sta riattivando. Dovete uscire da lì prima che le loro armi siano attive. Non voglio perdere un'altra Normandy. Non ho il pieno controllo dei loro sistemi. Farò il possibile. Invio delle coordinate per l'estrazione della navetta. Coraggio, andiamo. Ai ai, mi sa che adesso si sclera di brutto. Perché nel scappare di qui ci manderanno addosso di tutto probabilmente. E già se si parte con un medikit in bella vista. Prende la porta alla sua destra. Ok. Non mi dire che adesso spuntano quelli che penso, eh. I Praetorian, no, non li voglio vedere i Praetorian. Sono ancora troppo presto. Sono ancora sconvolto dall'ultima volta che li ho incontrati. Sono... Cioè, ho avuto una relazione complicata con i Praetorian, non mi sento ancora... Non sono ancora in grado di riprendere una relazione... Di riavere a che fare di nuovo con loro. Assumi il controllo di tua madre. Ma lo sapevo, perché ti attaccano anche se sei dietro un riparo. Lo sapevo, cioè, è matematico. Come è vero che 1 più 1 fa 4, se l'uno lo metti per storto? Era normale che lì ci rimanevo secco. Comunque, devo dire che quest'arma Get mi sta facendo abbastanza cacare. Pensavo di aver fatto un bel acquisto, averlo preso, invece... Addirittura mi fa ricominciare da qua che devo riprendere il medikit. Madonna. Ma se vi dico di andare lì, perché non ci andate? Vai, polverizzati. Dispiego un drone da combattimento. Sì, adesso me lo butta lì nel mezzo il drone. Ok, vedo delle munizioni qua. E della brutta gente laggiù. Lì. No. Ecco il bersaglio. Bene. E non altro qua giù. Ok. Chi è che sta usando? No, te devi usare la pistola. Olè. Ultimo colpo. E ovviamente lo manco. Ma non ho più colpi, ragazzi.
Volevo solo prendere delle munizioni, guarda cosa mi sono trovato di fronte. Mi sa tanto che non fa... Sì, vabbè, io la ris... Quando gli dico di abbassarsi non si abbassa, madonna! L'ho preso lì, bugiardissimo, che non sei altro. Vai, alza la testina, bravo. Là. Ok. Oh no, quelli esplosivi. I mutanti esplosivi, no. Ok, sdraialo. Posso salvare? Sì. Facciamo un salvataggio manuale perché non mi fido del save state. Allora, là ci sono munizioni pesanti. Ce la faccio andare laggiù? Forse sì. Questa parte, ragazzi, è crudele, proprio... è proprio, non lo so, bestiale. Dove Cristo devo andare adesso? Sono anche perso. No, non ti nascondere. Sì, qui c'è... Eccolo là, il pretore! Ma me lo sentivo! Ma come me lo sentivo! Qualcuno che venga qua, possibilmente. Dobbiamo provare qualcos'altro. Drone da combattimento pronto. No, rimani laggiù. Rimani lì. No, bestia. Si è. Voglio vedere. Oh, forse qui ci si fa. Sì, forse vi posso lamerare. È una parola troppo grossa. No. Non posso neanche tornare indietro. Però posso andare giù, sì. No. No, te no, vai via. È morto, adesso è morto, un'altra volta. Ma è che è normale, dai. È ovvio. È ovvio. La pianti, te lo infilo nella fessura d'emergenza, il fucile a pompa. Dai, che questo gli fa male, Sì, ho capito, allora.
Tre da un lato, il Praetorian dietro. Io uno cosa deve fare lì? No. Dio buono finalmente. Oh Cristo di Dio, ragazzi. Sì, anch'io ho un problema, non posso salvare. Un contrattempo con il firewall 3217. Sto reindirizzando i comandi attraverso il firewall 7164. Sì, non me ne frega nulla di te il firewall, basta che mi apri la porta. Posso salvare? Oh, almeno un save state, finalmente. Tecnologia dei collettori, recuperiamola. Vai, anche qui. C'è pure... Io non so se voi vi rendete conto. Non lo so, è più divertente leccare un marciapiede. Vai, comincia subito a sprecare colpi. Bestia. L'ho preso? Sì, è anche sparito, quindi sì. Ok. Posso? Servono munizioni. No, Meno male sto fucile fa danni, che sennò veramente sarebbe impossibile. Se già così rasenta l'impossibile, figurati senza il Widow, il fucile da cecchino, il Widow, insomma.
Vai, finito i colpi. Subito. No, sta lì, sta lì, sta lì, bravo. Bravo, rimane lì bloccato, buggato. Bravo. Adesso però ci sarà tanta altra brutta gente che verrà a farci la festa. Qualcuno qui, per favore. Sì, anch'io assumo il controllo del tuo culo. Vieni qua. Per forza, l'ho vaporizzato, dai. Mi dai un po' di munizioni, gioco? No, no, ecco. Cos'è che ho chiesto adesso? Munizioni? Una risata nel muso è quello che ti dà. Il buono che è ancora lontano per attaccare, quindi possiamo approfittarne. Allora, ragazzi, andate lì. E... distrailo. Lancia il drone prima di morire. Vai, 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 vai. Sì, ma Grant che fa? Non per sapere i suoi affari, eh. No, niente, Grant si stava riposando, poverino. Lui era troppo stanco, capito? Oh, munizioni, finalmente. Continuiamo ad andare avanti col... col Widow. Comandante, detesto metterti fretta, ma quelle armi stanno per riattivarsi. Eh sì, e... digli di lasciarmi in pace, due minuti. Io verrei anche, ma se... mi buttano... non mi buttano... di fronte, dietro l'angolo. Così. Va bene. Bestia. Mostro. Suino. Dov'è l'ultimo? Ultimi due. Si può? Mi sa che non è ancora finita se Grant non si rialza. Non posso neanche fare il save state. Ah sì, Grant si è rialzato. Dimmi che siamo all'uscita. Sì, 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 no, va via, 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 non me ne frega proprio nulla, via. Oh, basta, 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 basta. Veramente. Tutti sulla Normandy, muoversi. Tenetevi forte, gente. Questa volta gli daremo filo da torcere. Oh mio Dio.
Cosa non era modalità folle quella missione lì? Adesso andiamo a fare il culo all'uomo misterioso, perché è stato lui a falsificare i rapporti e a mandarci in bocca ai collettori. Trasmissione in arrivo dall'uomo misterioso, comandante. Immagino che tu abbia qualcosa da dirgli. Shepard, sembra che Ida abbia estratto dei dati interessanti prima che la nave dei collettori tornasse online. Non ha scoperto solo quello. Sapevo di non potermi fidare. Che diavolo sta succedendo? Non ha scoperto. Ha anche scoperto che la richiesta di soccorso Turian proveniva dai collettori. Non è possibile che tu l'abbia scambiata per vera. Senza quelle informazioni non potevamo raggiungere il pianeta dei collettori e tu e ogni altro umano sareste stati spacciati. Era una trappola, ma avevo piena fiducia nelle tue capacità. E non dimenticarti di Ida. I collettori non potevano prevederla. Sì, però ti faccio presente che anche se hai piena fiducia nelle mie capacità, se io so in anticipo il nemico che devo andare ad affrontare in quella missione, mi preparo di conseguenza. Brutto imbecille che non sei altro. Imbecille spaziale. Scemo dell'universo. Io avrei trovato un'altra via. Cosa abbiamo scoperto? Mai più intesi? Hai un unico compito. Le informazioni. Se non posso fidarmi dei tuoi dati, sei inutile. Non è mai così semplice. Tu più di chiunque altro dovresti saperlo. So solo che sarò molto più cauto con i collettori e con te. Non c'è tempo per futili rancori. Per futili rancori. Le cose stanno per farsi più difficili. Ida ha confermato i nostri sospetti. Le navi dei razziatori e dei collettori utilizzano un sistema avanzato di riconoscimento autenticato dai portali. Dobbiamo solo acquisire uno di quei segnali di riconoscimento. Sono appena stato sulla nave dei collettori. Perché non ci hai detto niente sui loro sistemi di riconoscimento? Come ti ho detto, Ida l'ha appena confermato. Inoltre, non avreste avuto il tempo di cercarlo ed estrarlo, ma abbiamo altre opzioni. Madonna, che faccia la schiaffi. Recentemente una squadra di ricercatori dell'Alleanza ha scoperto che la grande crepa sul pianeta Clendagon è in realtà un cratere da impatto causato da un'arma ad accelerazione di massa. Un acceleratore di massa molto antico. Ho inviato una squadra a cercare l'arma o il suo bersaglio. Hanno trovato entrambi. L'arma era distrutta, ma ci ha aiutato a calcolare la traiettoria del bersaglio originale. Un relitto di razziatore vecchio di 37 milioni di anni. L'abbiamo trovato danneggiato e intrappolato nella gravità di una nana marrone. Ho visto ciò che la Sovereign ne ha fatto della flotta della cittadella. Difficile immaginare che qualcuno possa fermare una simile potenza. Questa nave è una reliquia di una battaglia combattuta mentre i mammiferi compivano i primi passi sulla Terra. Non c'è traccia delle specie che hanno sparato. Forse è stato il loro unico momento di ribellione prima di venire annientati. Ti credo soltanto perché dubito che lo rifarai tanto presto. È comunque un rischio, Shepard. Abbiamo perso i contatti con la squadra del dottor Chandana poco dopo il loro arrivo. Le prime ricognizioni non hanno scoperto nulla ed era troppo rischioso investire altre risorse. Ma ora ci serve quel sistema di riconoscimento. Invierò a Joker le coordinate. Nel frattempo ti consiglio di comunicare all'equipaggio che non ho rischiato inutilmente le loro vite. Renderà le cose più facili in futuro. Ida, di all'equipaggio di riunirsi. Abbiamo molto di cui discutere. Certamente, Shepard. Quanto lo odio questo personaggio. Ma dai, pensa. Pensa che se fossi lì ti prenderei, non so, ti staccherei il naso a morsi. Dunque l'uomo misterioso non ci ha traditi. C'ero quasi cascato. Ci ha mentito. Usati. Serviva accesso al database di collettori. Rischio necessario. Se proverà a rifarci uno scherzo simile, i collettori saranno l'ultimo dei suoi problemi. Ida, sicura che questo segnale di riconoscimento funzionerà? Le mie analisi sono precise, Shepard. Inoltre, ho determinato la posizione approssimativa del pianeta dei collettori basandomi sui dati di navigazione della loro nave. Non è possibile.
Meglio lanciare la diagnostica, Joker. Sembra che la nostra IA abbia un bug nel software. I miei calcoli sono corretti. Il pianeta dei collettori è situato all'interno del nucleo galattico. Non può essere. Il nucleo è formato da buchi neri e soli instabili. Non ci sono pianeti abitabili laggiù. Potrebbe essere costruzione artificiale, stazione spaziale protetta da potenti campi di forza e scudi antiradiazioni. Neanche i collettori possiedono una simile tecnologia. I collettori sono solo i servitori del vero nemico. E abbiamo visto tutti di cosa sono capaci i loro padroni. Hanno costruito i portali galattici e la cittadella. Chi ci dice che non possano costruire una stazione spaziale circondata da buchi neri? Non mi stupisce che nessuno sia mai tornato da un viaggio nel portale di Omega 4. La conclusione logica è che esiste una piccola zona sicura dall'altra parte del portale. Una regione in cui le navi possono sopravvivere. I protocolli standard di transito dei portali non sono sicuri. Deviare di qualche migliaio di chilometri è molto comune e risulterebbe fatale dentro il nucleo galattico. È probabile che il segnale di riconoscimento del razziatore attivi dei protocolli criptati avanzati nel portale. Bisogna potenziare la squadra. Solo perché possiamo seguire i collettori attraverso il portale non significa che possiamo anche distruggerli. Non voglio attaccarli finché non saremo pronti. Prima o poi ci servirà quel segnale di riconoscimento. Perché attendere? È un relitto di razziatore. E se i collettori ci stessero aspettando, faremmo meglio a potenziare la squadra prima di correre un tale rischio. Più persone avremo dalla nostra parte, maggiori saranno le probabilità di successo. Dobbiamo continuare a potenziare la squadra. La decisione è tua, comandante. In entrambi i casi saremo con te. Perché se già adesso ho avuto una difficoltà allucinante nell'uscire da quel posto là, figuriamoci riandarci di nuovo in una situazione abbastanza simile. Quindi, dicevo, adesso andiamo finalmente al sito Protean e poi concludiamo l'episodio. Hai dei messaggi non letti? Oh, io ci sarei andato anche prima, però si è messo nei mezzo l'uomo misterioso e quando lui dà le missioni prioritarie non puoi più girellare tranquillamente nella galassia. Allora, individuati i manufatti Protean sulla superficie del pianeta, il sito è protetto da una potente barriera energetica, le scansioni rilevano diverse tracce meccaniche corrispondenti a difese automatizzate nascoste. Bene, facciamo quest'ultimo passo. Ok. Allora. Ah, qui una volta che si raggiunge il quarto punto in una riga, si può scegliere uno dei due potenziamenti. Allora, munizioni infernali. Una carica esplosiva propaga il contenuto delle munizioni all'impatto, incendiando alcuni bersagli e nemici circostanti. Danni da fuoco 60, danni dall'arma per 3 secondi, raggio esplosione 3 metri. Oppure tutta la squadra ha le munizioni incendiarie. No, munizioni infernali. E ciao. Poi colpo stordente. No, questo c'ha munizioni incendiarie. Berserker Kroga. Potenziamolo perché te vai sempre giù. Come 0 punti per tali? Strano. Vabbè, esci. Dove andiamo adesso con l'Hammerhead? Nel video Codex abbiamo spiegato cosa vuol dire barriera cinetica. No. Oh, un mago nero, tra l'altro. Ok. Elemento 0, oh. Allora, si salta con me. No, ma lì non ci arrivo. Forse devo... sì, probabilmente devo fare così, esatto. Zack, e poi zack.
Liscio, mancatissimo. Dai, rompilo, ce l'hai davanti. Sono curioso di vedere cosa c'è là dentro. Mi mancano ancora due generatori. Vai, corri, scappa, ok. Ho fatto un'azione che neanche io so descriverla, ma va bene così. Un altro qua dietro. No, 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 non morire, non morire, scappa, scappa, scappa. Barriera genetica disattivata. La strada è sgombra. Vai. Premi F per uscire dall'Hammered. Sono. Voglio vedere cosa c'è, cosa contiene. Soprattutto speriamo che parta un filmatino che faccia vedere qualcosa inerente ai Protean. Cos'è? Ho visto un bagarozzo indistruttibile. Bello il bagarozzo indistruttibile. Allora qua c'è un sole blu. Cazzo ci fa un sole blu qua dentro? Il sito è spettacolare, il tempo tuttavia si è dimostrato il vero nemico, persino quei sole blu assoldati per difendere lo scavo, ok, adesso si spiega, siamo riusciti a malapena ad attivare lo scudo lo scudo prima dell'arrivo dei Get. Come fanno a prevedere i nostri movimenti? Forse riescono a leggermi nel pensiero? Devo scoprire come fanno, ne parlerò col dottor Aloy e forse lui potrà essermi d'aiuto. Mi muovo. Ok. Quindi evidentemente i Get seguono i movimenti del dottor Aloy e del dottor Kayash. Diario, aspetta. I razziatori devono aver indottrinato il dottor Aloy. Ho scoperto che inviava i nostri dati a una nave Get. Ah. Non sarò responsabile di un altro attacco Get. Di un altro Eden Prime. Ho zittito lui. Per sempre. Ok, abbiamo capito. Perché giustamente una persona potrebbe chiedersi come mai i manufatti Protean fanno impazzire le persone? Perché sono stati infettati. Perché sono come degli archivi dati infettati da un virus dei razziatori. Quindi chi ci entra in contatto, questo virus, pseudo virus da computer, gli entra nel cervello. Spiegazione così alla buona, poi quando arriveremo a fare il codex andremo veramente nel profondo di questo argomento. Cosa abbiamo qui? Danni poteri biotici. È troppo tardi per me. Sono ancora nella mia testa. Pensieri. Non riesco a cacciarli. Non posso far altro che distruggere questo manufatto. E me stesso. Che? Ah! Il manufatto Protean rotondo così, la palla, c'era anche nel primo Mass Effect, soltanto che non so cosa succede, quindi metto in pausa. Nel primo Mass Effect però non partiva un filmato, partiva un muro di testo praticamente che faceva vedere che una civiltà una civiltà indigena veniva osservato da entità superiori. Praticamente Shepard, secondo questo testo, Shepard sviene, vede questa cosa come in un sogno e poi si risveglia. Ed era possibile ottenere quell'informazione soltanto aiutando la consorte Asari Shaila, che aveva una diatriba interna alla cittadella perché c'era della gente che metteva delle cattive voci su di lei che la facevano passare con una poco di buono. Allora noi gli diamo una mano, lei ci dà un oggetto, ci richiamo su quel pianeta, si apre la struttura e troviamo il manufatto Protean. Questo era ciò che succedeva nel primo Mass Effect. Purtroppo non l'abbiamo vista perché, come ho detto, mi ero concentrato principalmente sulle missioni principali. Scusate il gioco di parole, quindi le robe secondarie le avrei al massimo spiegate. Qui c'è questa palla. Vediamo un po' se è una cosa simile. Leggi.
Il dottor Cacca non comprenderebbe mai l'accordo che ho stretto con i collettori. E così ossessionato da quei Protean, sacrificherebbe qualsiasi cosa per scoprire i loro segreti. Mi è quasi costato la vita, ma l'ho fatto per te, Helen. Per assicurarmi che tu fossi al sicuro, i dannati collettori hanno accettato di risparmiare la tua colonia in cambio di questo ritrovamento Protean. Posso solo sperare che tu rimanga innocente in questa brutta storia. L'ho fatto solo per te, dottor Robert O'Loy. Reliquia. Ora casca e rotola. Ah, no, si è rimpicciolito. Quindi? Si è recuperato un manufatto Protean, ma... E quindi? E quindi? Non è servito a nulla allora. Cioè, abbiamo recuperato una palla. Cioè, io ce ne avevo già due. Cosa me ne faccio con una palla di ferro, tra l'altro? La palla di ferro liquido, di mercurio. Comandante, ha ricevuto un messaggio. Ora te lo leggo ad alta voce, così la smetti di dirmelo. Abbiamo dei nuovi. Parla con Liara. Oh, sì, dobbiamo raggiungere Ilium, lo so. Vabbè, niente ragazzi, per questo episodio è tutto, noi la concludiamo qua, anche perché vedo lì dal timer abbiamo superato l'ora, quindi dovrò stringere. Comunque, a parte il recupero di quella palla, che io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più, ditemi voi cosa ne pensate. Comunque sì ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio, lasciatemi un bel pollicione per supportare la serie, e niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un bel commentone, e noi ci vediamo al prossimo video.